presenza così massiccia ci rende già contenti e soddisfatti. Oggi per noi è un momento straordinariamente importante. Voi consideratelo come se questo luogo e questo momento fossero una radura posta alla fine di una serie di percorsi, sentieri che con tanti in questi anni abbiamo pazientemente, tenacemente percorso per arrivare a oggi, momento nel quale presentiamo questo contenitore Palazzo della Penna come centro, nella sua versione di centro di cultura contemporanea, un luogo che abbiamo fortemente voluto perché una città intelligente, colta, curiosa, aperta al futuro, ricchissima di risorse come la nostra, meritava uno spazio come questo. E noi, raccogliendo questa richiesta, ci siamo adoperati. Nel 2013 aprire in Italia un museo di cultura contemporanea non è una cosa normale, è la convinzione di investire nella cultura e di scegliere questo ambito come il modello trainante dello sviluppo della nostra città e della nostra regione. Qui c'è l'impegno della città di Perugia, del comune, anche di molte imprese private, c'è la collaborazione e il sostegno nell'ambito delle risorse dei fondi comunitari e ne siamo anche particolarmente orgogliosi. Questa occasione è veramente una musica, non solo un romanzo, non solo un quadro, è proprio una vera e propria musica di armonia e di soddisfazione e direi anche di rassicurazione e di consolazione. Siccome i sogni, dai sogni nascono le responsabilità, diceva Delmore Schwartz, abbiamo pensato che bisognava consegnare questo posto a Perugia, quindi questo è veramente, credo, il miglior regalo che l'amministrazione comunale può fare ai cittadini di Perugia. L'obiettivo che ci siamo posti è stato ambizioso, fissiamo la conferenza stampa e annunciamo che il 24 di aprile inaugureremo la mostra. Il direttore del comune ha detto no, io ho detto c'è un problema, al limite mi dimetto, io invece non mi dimetto oggi e sto qui con voi tutto contento grazie a queste persone che hanno lavorato giorno e notte mostrando quella che è la più grande tipicità della nostra terra, la capacità di lavoro, l'intelligenza, l'orientamento anche alla sofferenza quando è necessario. Io li ringrazio. L'arte è un romanzo, è una mostra che parte come al solito da un rapporto importante con l'assessore Cernicchi, dopo aver lavorato sulla musica, sul design, sul tema del viaggio, sull'Italia e soprattutto sul sogno. Un paio d'anni fa abbiamo deciso di aprire questo posto che è diventato ormai a tutti gli effetti il centro per l'arte contemporanea di Perugia con una mostra dedicata al rapporto tra l'arte visiva e la letteratura. Quando le parole diventano immagini si avvera appunto quel miracolo fantastico della creazione che diventa qualcosa di condiviso attraverso le suggestioni che noi abbiamo vissuto nei libri che abbiamo letto.